you speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in Cinè, ma va a capurne. E poi va a cantare. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Ah, aspetta, ma qui parliamo. Ascolta, ragazzi, per chi si fosse messo in ascolto adesso, dovevamo andare in zia, dovevamo andare. Poco fa pioveva, dobbiamo piano. Sì, 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 sì. Noi abbiamo portato il sole, però per la grande partecipazione che avete nei nostri riguardi, abbiamo preferito fare lo stesso le puntate a Cosenza. Sì, sempre Cosenza. Sì. Lei è un politico, se non mi sbaglio. Beh, insomma, è stato un grande politico. No, ma un grande, no? Aspettate, ragazzi, no, un secondo. Umile e modesto. Si chiama? Carratta. Come è cambiata proprio in un minuto la politica di Venga? Viene qua la politica di quanti anni fa? 40 anni fa? Era più seria. La politica. No, non lo posso dire. Vieni, ai tempi nostri era con la P maiuscola, il primato della politica. Oggi proprio siamo al degrado più profondo. Che cos'è questo reddito di cittadinanza che la gente moglie da? È un provvedimento che al di là del concetto dell'assistenzialismo non c'è niente. Era molto meglio il reddito di inclusione. Rispondo. Grazie. Ti hanno un telefono 1.400, signor Carla. Ma tu mi sei, non è che ho gestito paura, sai, perché non è che tu mi sei. Io sono sposato la seconda volta, ma mia moglie, la prima, pure la prima forse non mi ricordo, ma insomma, io ho paura, dico, non lo so, dico, cara mia moglie, oppure non è che viene qualche bambino che a me. Tu di dove sei? Ma somiglia, manne, di dove sei tu? Marotta. Marocco, forse signor stato in Marocco. E come ti chiami tu? Ibba, come sei bella. Ma mi assomiglia da me, mi assomiglia. Guarda quanto è bella pure questa, scusa. E tu che fai? Perché non vai a scuola tu? Oggi no. Sì, ma è bellissima. Vieni qua. Vieni qua. Che classe fai? Vai a scuola? Sì. E poi che studi? Computer. Ma somiglia, tu dici? Sì. Ma non era, mi sa che sei. Il bianco degli occhi. Vai a vedere, togli il cappello. Togli il cappello? Pure lei, ma sei bene. Tu sei la mamma? No, io la mamma. Tu la mamma? Sì. La so. Sentite, siccome mi hanno acquadrato anche su, potete venire? Ma come siete belli. Grazie. Ma come sei bella, Zizi, guarda qua che meraviglia. Ibba. Che lavoro fai? Io? Badante. Parrucchiere? Badante. Sì. E senti un po', vi trovate bene qui in Calabria? Sì, mi fate paura. Non paura. No, paura è bella, perché mi assomiglia, sì. Ah, lei è la mamma. Sì, io si la può mamma. Togliere il cappuccio. No, io non ho cappuccio. Un cappuccio non ha perso quelle cose. No, allora no, non ci siamo conosciuti e lei, no? Non ci siamo conosciuti, no. Allora, come si trova qui in Calabria? Ma è bella veramente, ragazzi. Come si trova? Bene. Però non mangiate maiale. No. Quindi se noi vi invitiamo a maiale non mangiate. Vieni qua, sì. Ma quanto è bello. E qui non mangiate. Perché non mangiate maiale? È così. C'è una storia. Ma lascia. Perché noi musulmano. Musulmano. Sì. Quanti anni hai, si può dire? 27 anni. Bellissimo, ragazzi. E tu sei un grande amore, sì. Sei un grande amore. A chi vuoi salutare? Perché ci vedo anche nel Marocco, ci vede. Marotto. Ma tu sei nata qui o vuoi ritornare al Marocco? L'Italia. In Italia. Più bella l'Italia? Che meraviglia, sì. Allora, vi dico una cosa, faremo di nuovo, molto probabilmente, le mascherine. C'erano dei programmi che abbiamo. E vabbè, ragazzi, quindi. Marco. Ciao, amore di zio, ciao, bellissima. Ciao, bella. Avete qualche sorella in più grande? No? Io non. Non capisci italiano? Sì. Vabbè. E lei pure è marocchina? Sì. Tutte marocchine. Sono belle marocchine. Anche in, ragazzi, voglio bene. Ciao zio, ciao zio. Non fare battute che ti metti in giù un musso, cameraman. Mi assomiglia. Che ne sa? Non lo so. Viene. Buongiorno. Io staccherei un attimo per andare sul corso, come la vedi? No, vai diretto, ti sposo. Non ti permette di spostare, che stacchi. Che stacche. Buongiorno, dottore, grazie. Che stacche. Dobbiamo far vedere la realtà di una mattinata fredda, vieni Marco, gelida. Dovevamo andare, lo ripeto, dovevamo andare in Zila, però. Stava diluviando, però diluvia. Tu hai portato il sole. No, io portato il sole. Tu hai portato il sole, zio. Ciao, ma che sei davvero, forse. Signor? Ciao, zio, ciao.
Mi stavano in appresa e appresa, poi non mi ricordo io con l'età che ci sono stato in Marocco, tu dici. Mi somiglia, e che ne sa, no? Non lo so. I stessi capelli. Eppure stiamo registrando lo stesso, scusa, la posizione. Posso... Che... Ho perso l'autobus, No. Mettili c'è là, va là, vieni qua, tutti. No, vieni qua. Mi hanno bucato qua, guarda qua. Ehi! Perché hanno bucato qua? C'hanno... Ah, che se la cosa? Ti presento a me amico, qua che hanno il suo pazzo. Grazie. Sta fatta di 10 anni fa. No, sì, dobbiamo cambiare, hai ragione. Dobbiamo cambiare. No, dell'anno scorso. Signora, scusi, volevo sapere, perché ragazzi, adesso che belle persone che si trovano, anche, cioè, vogliamoci bene. Che stava dicendo, ma mi sono scordato, non mi ricordo. Ah, vieni. Diciamo questa serata... Sì, alla Valle della Quercia, a Valle Giannò. Per San Valentino ci saremo tu con il tuo grande cabaret, premi. Il nostro show. Marco Cozza, Pino Gigliotti. Dove si trova? In quale paese? Località Valle Giannò, vicino Piano Lago, diciamo. Vieni, prima cari, che ne sciamà. Signora, andiamone. Vieni. Fermatevi. Che cosa significa? Se lei ha capito, guarda, che lavoro fa lei? Ehi, chi sono? Adeva, ehi, che fa? Ehi! Un deno pazienza, un deno, no? Chi sono? Che se adesso manca che abbiamo copulato, siamo. Che lavoro fa? C'è una concessionaria. Ah, di questa macchina? No, di macchine anche più. E poi un po' di pubblicità con noi allora. La facciamo subito. Ok, sì. Contattaci. Ciao. Grazie. Ciao. E suonano, ma che non hanno il tempo di 3 secondi e suonano. Ah, ehi! Ciao. Vieni. Allora, va là, suona. Allora, vieni qua, Simone. Allora, mo sono quando è un anno che. No, sono 5-6 mesi che viene con me. Sì, più o meno. Perché quando suonano non vai con la telecamera lì? Tu dico? Perché io. Io ho le cuffie, a me l'audio mi viene dal microfono, ragione. Non capisco. Quindi termina una cosa, devo. Palle, ok. Ehi, scusi! Akita, vieni qua! Ciao! Che meraviglia! Scusi, yes, my please! You speak English? No, italiano. Ah, pure italiano, ok. Sì. Dio, dove sta andando? Con chi ce l'aveva lei adesso? Ah, sto parlando a telefono con la mia amica. Con la mia amica? Non hai attata, perché la mangiano agli. Agli? Non capisco. No. Che lavoro fai qua? Lavoro? No. Le cuffie, No, sono studentessa all'università. Ah, tu sei all'università? Sì, all'università della Calabria. Scienze politiche. Sì. Dove sei? Dal Camerun, camerunese. Di Verona, ha detto, ma sì, ma quello... E tu, Camerun, ti trovi bene qua? Diciamo di sì. Posso dire di sì. Posso dire di sì? Sì, sì. Che obiettivi ha lei con questa carriera universitaria? Come parlo bello, che obiettivi c'ha? Ah! Guaglia, Camerun. Mi piacerebbe fare una carriera nelle relazioni internazionali. Va, vabbè, dopo, che hai ragione, non ci sento. Vabbè, grazie amica mia. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. C'è qualche amica che ci vuole presentare al mio cameraman che... Va. Non deve fumare. Non davvero. Ciao, grazie di cuore. Grazie, buona giornata. Abbiamo un telespettatore che c'è. Scusi, lei... Allora, lei per esempio, no? Che lavoro fa, per esempio? Io lavoro con l'Amaco. Quindi l'autista. Ha capito che cos'è questo reddito di cittadinanza? No. Non gli interessa proprio niente? No, perché non mi tocca. Non lo tocca. Lei segue la televisione? Certo, lei la seguo sempre. Grazie. Ed è una persona intelligente, perché se vi piace intelligente si vede. Grazie, amico mio, grazie. Signora! Scusi, volevo sapere, proprio da una signora che... Lei guarda la televisione? No. No, proprio... Non c'è tempo. Che fa? Lavora? Sì. No, questo non è che sono... C'ho un voruncolo qua, quindi... Vieni, diretti, vieni. Andiamo.
Diretto, non... Bene Marco, bene. Buongiorno, scusi. Ma è andata d'aglio, cioè. Ah? Abbiamo annagliato, ragazzi, perché mangiano speziato, non è che è una cosa cattiva, però quando la pana è meno annuiato, cioè, destordisce. Bene, bene. Signora, nel traffico, viene, fate... divertitevi nella vita, buongiorno. Buongiorno, scusi. Grazie amico mio, grazie. Posso un attimo sapere solo una cosa. Aspetta, perché Paolo, che mi stanno intervistando. Paolo, il suo fidanzato? No, un amico. Ciao Paolo, sei di dove sei? Io sono di origine pugliese, di Brindisi, ma adesso abito in provincia di Modena. Addirittura, e che ci fa a Cosenza? Sono una pianista, praticamente sto partecipando al concorso, non so se lo conoscete, che si tiene alla Casa della Musica, concorso pianistico. Che meraviglia. Sono una musicista. Però ha origine calabrese? No, sono nata a Brindisi, quindi pugliese. E che aspettative ha di questo concerto che lei farà, no? Sì, veramente. Ma è proprio un concorso. È un concorso. Ehi, l'ho appena fatto. Che suono. L'ho appena fatto stamattina. Come è andato? Ma abbastanza bene, vediamo, insomma. Peccato che non c'è un piano qua. Se no, sì. Guarda le mani, le mani affusolate. Ma voi che cosa siete? Là? Noi non siamo niente. Ah, non noi abbiamo rubato un microfono stamattina. Ah, lui questo è un oriundo, non si sa dove andare. No, siamo qui non ci c'è un giornalista, grazie. La Cica alla 19. Ah, ecco. Le mani dal perché la è bella. E non è fidanzata lei? Sì, no, in realtà sì, sono. Brindisi, poi sì. C'è Lecce. Poi c'è Lecce, poi si scende sempre giù, poi arriviamo a Otranto. E Paolo che voleva questo Paolo? No, un amico, no? Fidanzata, attenzione, fidanzata. Se così come, sempre così, un amico, con le cose. Grazie. Ciao. Bene, arrivederci. Che cos'è, che segue in trasmissione una pianista? Che segue in trasmissione? Che segue nel programma televisivo? Un barosino di un giuo muso. Ma io onestamente seguo... Ma seguo i programmi di cucina, perché tipo MasterChef... Ma se lo può permettere, con questo fisico se lo può permettere. Grazie. E poi niente, intrattenimento, il telegiornale, film, quando fanno qualcosa di sulla carino. Sulla Cica alla 19, non ci ha mai visto? Onestamente... Io non l'ho mai visto appena Gigliotti. Ma io sono arrivata ieri sera, qui a Cosenza, quindi... E se parte subito? Tra un paio di giorni. E che fa in questi due giorni? Non lo so ancora, intanto devo sapere se ho passato, perché questo è un concorso a più prove. Lavoriamo che passa. Grazie. Devo vedere, altrimenti. Guarda, insomma, se si trova, passate via Pane Bianco. Noi abito lì, ci prendiamo un caffè, magari organizziamo pure una quadara, nel senso che, no? Lei sa cos'è la quadara? No, che cos'è? La festa del maiale. Ah, lei sì. Non è marocchino, quindi può mangiare. Ah, vabbè, infatti. Se passi vicino alla Trona, via Pane Bianco, Gigliotti, grazie. Arrivederci, buona giornata. Lasci stare a Paolo. Ah, Paolo ci prova, dico io. Ah sì. Ci sta provando Paolo. Grazie di cuore, grazie. Ecco l'arte, ragazzi, l'arte, caro Marco. Ehi, scusi. Giopi, ma questa che sapeva cantare non ci ha fatto niente. E non è pianista, che oh, è luce. Però dovrebbe essere intonata sicuramente. Buongiorno. Una bella coppia che va a fare la spesa. Però guardate una cosa, Sanremo voi lo guardate? Io no. Che programmi guardate voi? Che programmi preferite? Veramente preferisco i film storici. Lei insegnata, ma io ti conosco quando tu stavi a Mendicino, ma non lo so se perché non lavoravo lì a Mendicino, alla Coggia, mi sono tutto. Sono stata a Mendicino 13 anni. Insegnante. E invece il marito? In banca. Che meraviglia. Quindi oggi che cosa fate di bello? Andiamo a fare la spesa. A due piume. Chiate, mangiate e bevete. No, non beviamo perché no, ci fa male. No, non bevete che no, fa male. Acqua. Dico. Ma non è che riprende a fai vedere alla televisione. Oh, signore, andiamo su nella faccia. Io faccio che non mi voglio. Grazie. E lei chi è lei? Un amico tuo. Ti posso salutare? Mi fa piacere che sei di nuovo in giro. Grazie. Mi fa piacere, sono contentissimo. Dove siamo visti con lei? Abbiamo fatto due o tre corridi insieme.
Bene, bene, bene. Aro Crocefisso, al Cinema Italia. Adesso facciamo. Lui è stato un concorrente, ma è bravo. Allora, mo fa, giocate questa carta, mo giocatela, mo, se sulla cicana dice no. I concorrenti, mi devono dare solo 3 secondi, senza fare né un piaggino né niente. Le corride che io ho presentato io com'erano? Bellissime, bellissime, bellissime. No, a verità, senza. No, io dico, scusi, io sono stato contento di come hai presentato e come non hai presentato. Ogni tanto. Ma vando solo che ho cenato. Perché davanti solo? È verità. Lei canta però. Mi arrangio. Menacella. E che c'è me? Ah, che capacità raccontare. No, ragazzi, qua stiamo aprendo adesso un nuovo programma che si chiama Canta. Canta che te passa. Sulla cicana 19. Io ho cantato una spina e una rosa, se ti ricordi. Poi ho cantato ogni volta. Quello che vuoi, però ogni volta è bello, va? Una spina. No, c'ho la sciofa. C'ho la gola che non va bene. Scusa, una sola sciofa. Io cadello che ce l'ho con. Una spina. E che ci va cadendo via? No, quella è una spinorosa. Domani è festa. Questa notte si va a letto tardi. Resta con me. A quest'ora è un peccato lasciarci. Balliamo ancora. Come fosse la prima volta. Quest'amore che deve venire. Non può morire stanotte così. Ai 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 ai. Una gioia, un dolore mi dà. Una spina e una rosa. Come che grande, dire? Ragazzi. Rifaremo questo programma, lo riproporremo. Sto intervistando, ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Sono. Ciao. Il cane non ci può venire. Vabbè, ciao com'è. Beh, no, mi fa piacere. Un abbraccio per la mia. Mi hanno detto che non stanno. Sì, ero morto. Poi sono risuscitato. Ma molesta che ne male non vanno. Bravo, ciao, bravo. Meno. Grazie. Ecco la gente che ci vuole bene, caro Marco. Vieni, 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 vieni. Chi? Come cazzo va bene? Vieni qua. Sabato e domenica, ciao, sabato e domenica alle 15 sulla cicana 19. Va benissimo. Grazie per come, grazie. Andiamone. Allora, ragazzi, stiamo, vieni. Piccola pausa. Possiamo chiedervi una cosa? Non parlo inglese, nemmeno io. Perché state con queste cuffie? Perché c'è troppo caos e quindi così isoliamo. Lei che lavoro fa? Praticamente niente. Che fa? Niente. No, c'è una vigilanza privata, lavoro di notte. Sì. All'ospedale? No, facciamo controlli negozi, attività. E quindi il giorno chiaramente? Il giorno siamo liberi. Lei è sposato? Sì. Dico di moglie, che stava parlando? Con un maschietto. Con un maschietto, vabbè. Mi sono convertito, un maschietto. Ognuno i gusti proprio, che significa? Guarda lui, guarda il cameraman. Ognuno, rispettiamo tutti. Quindi, cara signora, mo le piacciono i mascoli, ognuno le piace. Ma i maschietti comunque la vecchia fa con femmine. No, queste sono scelte solo. Io rispetto le scelte. Nel senso, ma meno ci tiene a che fa con i femmine, meglio. Guarda, come ti chiami? Francesco. Io rispetto, per carità, grande rispetto, e lo avrò sempre perché ognuno. A te ti piacciono i maschi, a te piacciono i femmine, però per rispetto. A me piacciono le polpette. A te ti piacciono i polpetti. Bene, in bocca al lupo. Lei non è che sa cantare? No, assolutamente. Sa recitare? Assolutamente no. Che cosa sa fare nella vita? Niente. A guardia. Che meraviglia. Grazie a me come. Per la tua simpatia, ragazzi. Com'era la cosa? Ma com'era? Vieni, com'era? È una spina, una rosa. Una spina e una rosa, è stato bravo l'amico. Tanti concorrenti abbiamo fatto. Nelle nostre serate, oggi mio modestissimo, 40 anni di cabaret, no? Facciamo decine di cabaret e poi fa cabaret. Grande cabaret di zio. Cabaret. Non capito? Cioè. Grande musica e poi facciamo il protagonista sei tu, no? Facciamo cantare con le nostre aziende. Guardate lo spettacolo, guardate bene lo spettacolo, no? Bellissimo spettacolo, poi quest'anno ci saranno delle sorprese che ancora in piazza che ancora non sveliamo, zio. Se volete il nostro spettacolo comunque contattateci sulle nostre pagine Marco Cozzo, Pino Gigliotto, ok? Anche Lucio, guarda che brutto davvero. No, ma che sei brutto davvero, però? Voglio, scusi, posso chiedere una cosa? Sempre, sì. Che programma guarda lei in televisione?
cioè, quale preferisci dei programmi che, nel palcoscenico nazionale o anche regionale o anche? Io non lo so, io guardo tutti i programmi, però. Uno in particolare, quale, intrattenimento, preferisci l'intrattenimento, più spettacolo, musicale o niente? Film. Grazie. Mi posto, ma. Oh! Fermatevi! Fate un po' di pubblicità. Che pubblicità dobbiamo fare? È tuo fratello, Lucio. Siamo uguali di altezza. In senso. E di capelli. È barese pure lui. No, lui è spagnolo. Che lei è il proprietario? Magari posso proprietario. Ma però c'è un'azienda, no. Lei. Bene, no. C'è un'azienda, lei. No, come lavoro, vanno? Lavoro per l'azienda Scarnati, però sono un collaboratore di fiducia. Un collaboratore, vieni qua. Vieni qua, vieni. Chi sono figli di quartieri? Chiamano. No. Va buon'anima, va. Grande amico mio, grande amico. E se vuole venire a salutare facciamo un saluto. Puoi fare un saluto? Città cos'è? Ciao. Un bacione, amico mio. Ciao. Ragazzi, ci andiamo perché. Grazie, come, complimenti. Grazie. Scusate, signor. Lo sai che lei l'ho scambiata per la sorella di Oretta Berti? No, io sono straniera. Quale sorella? Io sono straniera, non sono italiana. Ah, di dov'è lei? Da Ucraina. Ah, Ucraina. E che fa qua? Una badante, come solito. Tutti quanti. Trattate bene, ragazzi, i vostri assistiti, perché capite che succede in queste cose. Lei beve? Io no. Ah, ma va a bicchiere. No. Sposata lei? No, vedova. Perché? Da parecchi anni. Come è contenta? No, ragazzi, perché c'è questa legge che morono prima i mascoli e dopo i femmine? Cioè, sempre le vedi. No, ognuno. Voi andate in chiesa la mattina. Tutti cosumibro, tutti femmine. Ho lasciato un mascolo. Sì, è morto il mio marito. Perché è morto suo marito? Perché beveva, capito? Per questo. Ecco che sto scherzando. E lei si trova bene qua in Calabria? Sì. Però che sorriso? Che sorriso? No. No, è bello questa cosa qua. Ha qualche amica, qualche cosa che vuole, siccome che sono sposato pure io. Grazie. Questo ci vuole. Sta fumando. Io sto fumando, sì, perciò non male. Ah, va bene, grazie. Scherzo, ragazzi. Arrivederci. Ah, ma che c'è qua? Ah, no, andiamo in. Analisi clinica, andiamo in. Analisi clinica. Passa poco che su cassai, name punte, e io pago, dice Totò. Basta! Basta po'. E su cassai. Questo è un grande, ragazzi. Non sono stato un grande, adesso sono in pensione e quindi purtroppo l'età è. Grande vigile del comune di Cosenza. Concordo, è grande. Purtroppo ci sono state cose che. Diciamo. Basta poco, su cassai. Sempre, su questo non ci piove. Buone cose, grazie, amico mio. Grazie. Allora, ragazzi, ogni lavoro un genema, vagabondo. Ah sì, Marco, vabbè, lo fa le copie, una copia va su, sta, che viene. Ma a me non se lo manco copiare, capito qual è il problema? Cioè, lascia sta. Fanno le brutte copie. Cioè. Vogliamo bene a tutti. Ecco come si presenta Corso Mazzini stamattina. Vi promettiamo che la settimana prossima andremo in un paesino sulla Valle del Savuto, ripercorreremo un po' le tradizione culturale, dove i paesini che, dove ho visitato 30 anni fa. E loro ti aspettano con gioia, zio. Quindi, anche se noi improvvisiamo. Che sono ancora vivi, è chiaro. Quelli che sono morti. Però questa è la storia che voglio ripercorrere in questi primi mesi. Poi ci sarà, ecco, questo lo diciamo molto, molto tranquillamente, ci sarà il viaggio a Toronto, stiamo aspettando la data precisa, dove il nostro comitato, Gigliotti, Pino Di Diano, il cavaliere Sergio Mazzucchi, Pietro Reda, per quello che riguarda questo
come si chiama, questa equipe che è venuta da Toronto. Insomma, c'è il gemellaggio, ragazzi. Van Toronto e Van Cosenza, ok? Quindi nel mese di aprile andremo a Toronto e poi gli amici verranno qui a Cosenza. Sarà un fatto storico per tutti gli anni che sono stato a Toronto. Qualche cosa di buono, qualche azienda abbiamo portato, sempre con grande armonia ma con grande serietà, ok? Marco, chiamate perché lo spettacolo è pronto, zio, ricco di sorprese, ricco di sorprese, che ancora per ora non diciamo, è veramente una cosa fatta bene, lo possiamo dire quando fa così, come buongiorno zio, vieni qua, vieni qua, zio, vieni. Abbiamo chiuso. Ragazzi, abbiamo pensato di fare comunque. Ciao ragazzi, ciao. Abbiamo pensato mandando a Catanzaro, ma il tempo non ce l'ha permesso. Oggi è giovedì, quindi registriamo la nostra cara Cosenza. E allora, pur di fare due puntate nuove, siamo stati a Cosenza, ma comunque due puntate nuove le abbiamo fatte. Ci sposteremo prossimamente, ragazzi. Grazie a tutti di voi. Ha diluviato, qua c'è la prova. Abbiamo portato il Bertè da Lucio Titone. Che tutti guardo Paolo Nono, c'è un daccio come porta a presa a chiesa. Marco Cosa. Un saluto a tutti, zio P. Da Joseph Gigliotti. Con questa chiudiamo. A domani alle ore 15 sul canale 19. Ciao ragazzi.